stanno bambini scappano. Ehi gente, qui la folla dice che costruisce palazzi, ma non si sente per niente. E spingono tutti ormai, esperti contro con. Siamo di nuovo in una cascina in Barona, via Giacomo Bacca. Voi mi capite, altra bella zona. Niente, cascina, piccolino, prime cazzate, prime cose, sempre di ribellione, perché comunque situazioni familiari, zona di merda, quello che vedi diventa una normalità per te, piccolo cerchio ristretto di disadattati, qualcuno li chiama così. Ma poi a tipo 10 anni, 11 anni sono venuto a abitare qua, classico salto dalla padella nella brace e basta, e lì poi scalesce, giustamente vai in zona nuova, 12 anni, in mezzo alla strada, ti rompono il cazzo, tu non ti pieghi, spaccazzi dei crani e ti trasformi da paladino della giustizia, quando ero così, il mostro che qualcuno può pensare, alla cattiviera, perché poi diventa normale, no? Tu non l'ho mai fatto per potenzi o che cosa, però piace il rispetto, invece l'amicizia, l'onore. Uno c'ha la sua ribellione interna e la gestisce a suo modo. Sono un pirla che batte delle cazzate. Pensavo di cambiare dal di fuori il mondo, ma ecco, adesso mi sono sistemato, sto lavorando, grazie ai fratelli, quelli veri, mantengo i vecchi valori, la malizia mi rimane perché è così, non posso cambiarla, mi dispiace. Grazie sempre al mio amico, ovviamente posso stare dentro, posso maneggiare i soldi, parlo con il direttore di banca, con quella gente che vestito così non mi darebbe 1.000 lire per strada. E faccio erogare milioni di euro alla gente, gli faccio comprare quello che vogliono, vendo i soldi, signori. Un pacco, eh. Poi la società normale, fai una cosa, gli sposti questa qua. Denuncio! Magistrato, carabinieri, polizia. Qua no, gli sposti sta birra qua, ti taglio la mano. Boh, e tutti gli altri che sono intorno continuano a fare quello che devono fare. Questo è quello che la gente vive qua dentro. Piuttosto che andare avanti si distrugge, no? Ma poi fai male. Dovresti prendere, bonificare la zona, coniare 1.000 euro a ogni cristiano, a ogni famiglia. Pam pam ogni mese, trovare qualche sistema comunque per farli continuare a lavorare, perché questo schifo si crea quando non ci sono soldi, quando a loro non ci sono posti per i figli, quando porca puttana non c'è sicurezza. Io sono il primo che non fa sicurezza, ma non puoi vivere in mezzo alla mondizia e pensare di profumare alla sera, capisci? Arrivi a una condizione mentale, io e chi è intorno a me, gli altri tutte pecore nei campi, se mi servi ti prendo e ti sbrano. Io la prima volta, cazzo, prima volta, eh. Siamo come se siamo noi, una compagnia, usciamo sempre insieme, sbirro di zona. Un pezzo di merda, adesso mi dà la mano quando mi scioperto, un pezzo di merda. All'Elisir siamo là tutti ubriachi, persi, come al solito, minchia, sei lì dietro, poi mi conosci, mi hai fermato 1.000 volte, cazzo. Esco, documenti. Perché io non ce l'ho? Ah, adesso allora 12 ore, di qua di là, va, lui si impunta, io mi impunto, oh, siamo in mezzo. Tutti ti possono testimoniare che sono io, dove è il problema? Mi conosci anche tu, cazzo? No, lui, va, mi metto a spaccare macchine, lui, non sono un delinquente, è la situazione che crea quello che è. Sicuramente se mi metti al muro, fino a 18 anni è colpa della famiglia, della situazione, del sistema sociale, cazzo ammazzi, ti girano pure i coglioni. Non hanno, cazzo, sti qua, porca puttana, sti professionisti del cazzo, un rapporto personale con la persona. Che cazzo sei? Ma perché? Tu cosa pensi? Da 0 a 1 anno, a 30, a 29 che ne ho adesso, cioè, l'evoluzione fino a 18 ero così. Da 18 a 30 non posso cambiare. Quello che provi sulla strada, quello che vivi e ti sfoghi con la musica per lanciare un messaggio a chi è più giovane o comunque a quelli dopo di te, anche se magari a volte cantato in un modo duro, filmato in un modo violento che sembra che siamo contenti coi soldi, bling bling dicono gli americani, però invece no, vuol dire tutt'altro, vuol dire disadattamento, vuol dire che sei perso, vuol dire che non stai bene con te stesso, vuol dire che hai paura, ecco. MCK, allora gli MCK, Milano Criminal Clan, questo, questo qua. Però no, non leggere le parole, capito? Non sono parole, è tutto allo specchio. Perché ti fanno vedere che tu ammazzi, fai, dici, ma io ti sto dicendo non farlo, perché è sbagliato. Anche se poi mi vedi dopo 2 secondi nel video con la macchinona, no, ciccio, ti vedo dopo 2 secondi nella camionetta degli sbirri che ti renderanno rimazzate.
e stai pure zitto e te ne vai in cella. Una parola di sfogo. Io almeno io i miei primi pezzi li facevo in cantina, in studio, me li sentivo a casa e mi consigliavo da solo. Cazzo, vedi? Però lo scrivi, però non lo fai, perché il vortice ti tira sempre. Vado a dormire con mille cose, i piani, mille progetti che funzionerebbero tutti quanti. Se solo la mattina ti alzi tra bordelli, tra cazzi, tra mazzi, non c'è che voglia di fare un cazzo. Perché sei assorbito, sei tutto nero, diciamo, la luce non la vedi. Francesco è il paladino della giustizia, quel ragazzetto che a scuola diceva no, mica se mi picchiano per prima io reagisco, se picchiano il più debole intervengo. Questo c'è ancora, però con molto meno, c'è più cinismo, no? Cischi è il personaggio che viene fuori, la maschera, è la cattiveria, è la violenza, è il nome sulla bocca della gente, ah, quello là, oh, cazzo Dio, wow. Ragazzi, mi raccomando, fate i bravi, tenete duro, però stasera cosa mangi? Domani come ti vesti? Eh? Vai. Un bel Caterpillar. C'ho un progetto, Cischiland 2, devo prendere tutta Corvetto, chiuderla, una giostra proprio, però la giostra del disadattato. Tu ricco, pieno di soldi, vieni qua, fai un giro nella giostra, allora ti vedi quelli che si ammazzano, quelli che ruba, i marocchini che si accoltellano. Tutto vero, perché poi io li faccio vivere lì tranquillamente, quindi tu, a te non ti toccano che pesco il trenino. Però tutto vero, ti puoi comprare la busta finta, il gadget, appena ci fuori. Un reality giostra. Nel senso, ormai è troppo tardi, cazzo. E la famiglia sono formate. Poi quello vecchio muore, c'è il figlio, il nipote, ma sempre così ormai.